Buon pomeriggio amici, adesso vi mostro a che serve il sistema a ponte che ho realizzato sul mio impianto smusi. Vedete questo sorta di ponte, vedete, con due rubinetti in cui Questo momento la membrana è in posizione di lavaggio. Adesso la metto in produzione e incomincio a farvi vedere una cosa. Vedete, io in questo istante ho messo in produzione il valore di DS 4,12 e tramite i sensori, vedete, si legge 84, 77, 71, 65. Però quest'acqua che produce, questa preliminare acqua osmosi che produce il mio impianto, io grazie a questo ponte lo scarto, vedete, quest'acqua va fuori, non va nelle resine, quindi non va ad appesantire le resine, ma viene scartata grazie a questo ponte, vedete, sta scendendo sempre il valore di DTS. Nel mio caso, per andare a regime, dovrebbe andare a circa 9-10, vedete 13, e tutta quest'acqua nel frattempo viene scartata, non va sui bicchieri, sui miei tre bicchieri, E quindi con un risparmio. risparmio economico in termini di durata. Vedete, adesso è andato a regime, vedete, il mio impianto quindi riduce a 9 DPS, ricapitolando, vedete, da 411 iniziali la membrana riduce a 9. Chiaro? E la produzione, perché il mio è un triplo letture, è 0, vedete? Quindi le resine riducono a 0. Tra parentesi, io il terzo sensore lo tengo sul secondo bicchiere, poi per sicurezza tengo il terzo che adesso andrò a collegare in questo preciso istante. Siccome appunto, come vi dicevo, il valore è andato a regime, io a questo punto qua posso mettere tramite i rubinetti che tengo su questa sorta di ponte, posso aprire il rubinetto che porta l'acqua osmosi che produce la membrana sui bicchieri e chiudo questo dello scarto. Ecco qua, ho chiuso il rubinetto dello scarto, vedete, non esce più niente. Adesso l'acqua con l'apertura di questo rubinetto è andata nel primo bicchiere che nel caso di specie contiene delle resine Dayon Ultra. Sono delle resine a letto misto. Sul secondo ci sono sempre le stesse resine e io quando il terzo sensore mi segnala 1 massimo 2 TDS, che cosa faccio? Prendo il secondo bicchiere e lo metto al primo. Il primo bicchiere smonto la cartuccia, butto le resine e metto le nuove e lo passo al secondo posto, mentre nel terzo tengo collocate delle resine della Dayon Vir, sono resine a viraggio di colore che al momento non hanno virato.